Il vaccino contro il Covid-19, contro il famigerato coronavirus. Ecco, in questo video di oggi mi trovo a affrontare questo delicato tema, spinto dal fan che si chiama qua sul tubo Giulio. Giulio ha donato soldi, ha donato pecunia sul mio PayPal, si dice PayPal perché ho parlato con una donna che lavora a questa società e effettivamente ho scoperto che si dice PayPal. Il ragazzo ha donato e mi ha chiesto espressamente di parlare del vaccino per il Covid-19, per il coronavirus, ed io eccomi qui oggi per soddisfare la sua richiesta dicendo quel che penso, se ci sarà, se non ci sarà, come eventualmente sarà e se eventualmente io me lo andrò a fare. Caro Giulio, innanzitutto facciamo una piccola premessa. Che cosa è un vaccino? Un vaccino non è altro che una sostanza che viene iniettata su un essere umano capace di far sviluppare in quello stesso essere umano degli anticorpi in maniera tale che quella stessa malattia per cui il vaccino è stato realizzato venga a non manifestarsi, venga a non esserci in una determinata persona, in quella determinata persona. Diciamo quindi che il vaccino, che se ne dica, secondo la mia opinione, è uno strumento utilissimo che dà la possibilità a chi ne beneficia di evitare di prendere quella determinata patologia, quella determinata malattia. Va bene? Io, caro Giulio, ho preso tutti i vaccini. Eccomi qui, sano e salvo, vivo e vegeto, non ho attacchi epilettici, non ho patologie pregresse, non ho situazioni di malessere, non ho, diciamo così, patologie invalidanti. Ok, va bene? Allora, quindi questo è il vaccino. Allora, uscirà un vaccino? Sì. Il vaccino uscirà, ci sarà un vaccino, ci sarà una sostanza iniettabile che andrà ad essere utilizzata per prevenire, per evitare che arrivi questo Covid-19, questo coronavirus. Sarà efficace? Allora, io, caro il mio Giulio, ti dico subito, per quanto mi riguarda, quindi secondo la mia opinione, io non me lo farò subito, va bene? Sì, me lo farò questo vaccino, però non subito, aspetterò del tempo, dovrò essere certo, dovrò essere sicuro che de facto il vaccino funzioni. Quindi finché ci sarà, bene, ma dovrà essere sperimentato. Ecco, diciamo che aspetterò che altre persone lo vadano a, diciamo così, provare, lo vadano a testare, facciano da cavie. Una volta che queste persone hanno fatto da cavie, tra virgolette, e quindi sono certo, sono sicuro che di fatto, questo vaccino va e può essere, diciamo così, utilizzato, barra sfruttato per evitare che una persona prenda il maledetto Covid-19, il maledetto coronavirus, allora in quel caso lì probabilmente andrò a, diciamo così, farmi il vaccino, a assumerlo, a farmelo iniettare. Ma vorrò essere certo, vorrei essere sicuro che già una gran quantità di persone lo abbiano sperimentato, lo abbiano, diciamo così, provato. Va bene? Sarà un vaccino efficace? Secondo me sì, sarà un vaccino, diciamo così, di buona fattura? Secondo me sì, però l'importante è aspettare del tempo in più. Cioè non è che appena esce il vaccino io o anche chi che sia si precipiti immediatamente a comprarlo, a farselo iniettare, aspettare del tempo, aspettare una quantità di tempo, che può essere anche una quantità di tempo piuttosto elevata, non c'è una scadenza, non c'è un limite temporale, va bene? Ma che sia comunque una quantità di tempo che ci sia, perché farsi iniettare subito un vaccino appena uscito, io lo trovo assurdo. Bisogna essere certi, bisogna essere sicuri che de facto, quello stesso vaccino sia funzionale, sia capace di prevenire il sorgere, l'insorgere del Covid, del coronavirus. Va bene? Questa è la mia opinione. Uscirà, sì, caro il mio Giulio,
uscirà sicuramente, non uscirà ovviamente nel 2020, anche perché siamo ormai per finire questo anno di merda, scusa la parolaia, questo anno horribilis. Uscirà sicuramente nel 2021, probabilmente a metà del 2021 o anche un po' prima. E ci sono già delle diverse case che lo stanno, ne stanno parlando. Una si chiama Moderna, addirittura questa casa vaccinale, chiamiamola così, ha fatto sapere che il suo vaccino sarebbe utile al 99%, al 98%, insomma, quindi sarebbe estremamente efficace secondo le sue parole, va bene? Io per non saper né leggere né scrivere ancora aspetto, aspetto del tempo e poi vediamo che succede, va bene? Fermo restando che comunque il vaccino è una sostanza utile che trovo altamente qualificata e che va a sconfiggere, a prevenire eventuali malattie. Vedi, caro il mio Giulio, ci sono persone come Pietro Bisanti che sosterrebbero che i vaccini siano degli strumenti che possono provocare addirittura patologie, che possono addirittura creare, diciamo così, delle patologie, crisi epilettiche, epilessie, via di seguito. Ecco, ti sembra un epilettico? Ti sembra una persona che soffre di epilessia? No. Sono una persona normale, normalissima. Ho preso tutti i vaccini fin da piccolo, anche l'ultimo me lo sono fatto. Pochi anni fa, nel 2011, è stata l'ultima dose. Ho terminato tutti i vaccini, eccomi qua, vivo e vegeto, sano e salvo. Non ho patologie pregresse, non ho epilessia, non ho altre patologie. Va bene? Questa è la mia opinione. Quindi aspettare, aspettiamo. Ci sarà, sì, io sarò uno di quelli che se lo farà con ogni probabilità. Sarà efficace, penso proprio di sì. Però quando esce subito no, aspettare, aspettare un po' di tempo, non farselo subito, non iniettarselo subito, va bene? Questa è la mia opinione barra visione, ciao, grazie al caro, al carissimo Giulio, ovviamente questo video è per Giulio ma anche per Francesco. Ciao Francesco, un saluto caro a te. Francesco è un caro amico di Giulio, Giulio è un caro amico di Francesco, Giulio mi ha chiesto di realizzare questo video ricordandomi di salutare anche il suo amico Francesco. Ciao Francesco, bella per te, bella frate, tutto a frappè, ok? Ciao da Roma, la mia città, la capitale. Ciao da Leandro, conosciuto italiano. A Francesco, ciao Francesco. Ciao a Giulio, da Leandro, conosciuto italiano. Ciao Francesco, ciao Giulio, buona giornata a voi e spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete il mi piace, mettete un'opinione, quindi un commento. Ciao e al prossimo video, grazie.